Beh, niente, allora si diceva di parlare questa sera di cosa sono i database e come usarli. Beh, io parlo di quello che ho fatto un po' nel passato, adesso attualmente i database li uso in maniera, diciamo, attraverso delle librerie, quindi come una qualsiasi applicazione usa un database. Attraverso una libreria interpretata e interpreta, quindi non si va più a creare un database facendo crea la tabella e accertandosi che sia regolare e che sia conforme a quello che deve essere fatto. Perché diciamo ormai sono così tante librerie che permettono di generare i campi e le tabelle in maniera automatica, gli indici e tutto quel che gli serve, che non è più, diciamo, molto coerente, molto logico andare a crearli a mano. Quindi questo però implica comunque sapere come è fatto un database, perché ovviamente i sistemi aiutano, però a fare delle stupidaggini si possono fare anche con le librerie, chiaramente. Ed è una cosa abbastanza che si può vedere, insomma, senza problemi. Ditemi se non mi sentite o non vedete qualcosa. Questo libricino, diciamo, è una base di partenza che ho visto diverso tempo fa, penso che sia degli anni 2000, è del Ministero Dipartimento del Tesoro, Ministero del Tesoro. Una cosa un po' strana, comunque sia, questo dà una idea di base di come mettere in piedi un database, come partire. E in sostanza, un database è una struttura per gestire i dati in maniera logica. Quindi un database mi aiuta a tenere dei dati in maniera in cui siano coerenti. L'importante quindi è che i dati non siano duplicati, siano accessibili e si possano utilizzare per fare ricerche, query, che è la stessa cosa, diciamo. Un attimo che guardo se c'è qualche chat. Mi sentite a scatti? Si sente, no? Sì, ci sentiamo. Oh, ok, allora, quindi l'importante è per i dati che siano sempre coerenti, quindi non ci devono essere duplicati, non ci devono essere posti in cui lo stesso dato viene scritto due volte. Questo è uno dei paradigmi di database. Perché altrimenti io avrei il rischio che da una parte il dato sia aggiornato e dall'altro non sia aggiornato. Quindi hanno studiato matematici, perché la teoria di database arriva dalla matematica, e quindi è una teoria che proprio integra un po' le due cose. La matematica e i dati, il testo che si vede in questi campi, testi, numeri, eccetera. Quindi, su questo libricino vediamo un po' quello che ci può interessare. Vabbè, ci si può dare una scorsa e capire un po' quello che sono questa in introduzione, vediamo un po' se arriviamo a qualcosa. Queste sono tutte parti interessanti a livello generico. In sostanza, ci sono degli elementi fondamentali in un database che sono la struttura dei dati, che è quella che si va a pensare all'inizio, e i dati che vanno inseriti. Quindi, quando
quando io vado a pensare cosa, come devo fare il database, devo andare a farmi degli oggetti, ad esempio qui indicano nazioni e capitali. Io lavoro su O2, ad esempio, ci sono degli oggetti che sono la fattura, che sono il partner, che sarebbe tipo cliente o fornitore o persona. E ognuno di questi oggetti ha una serie di dati che io raggruppo in questo oggetto perché logicamente vanno a finire in quell'oggetto. Quindi, ad esempio, una persona ha un'età e quindi l'età è un campo numerico che ha un campo numerico, mentre ha un sesso che è un campo di tipo selezione. Ci sono due selezioni. Ci sono altri campi che possono avere una funzione diversa. Ad esempio, ci sono, oltre a questi campi, ci sono quelli che sono campi più complessi che vanno a prendere i dati da un'altra tabella. Perché l'importante dei dati è sempre non duplicarli, perché se io andassi a mettere in questa tabella della persona un valore che vado a scrivere materialmente più volte nella tabella, per fare un esempio, si potrebbe dire nazione. Se la nazione io andassi a scriverla direttamente nella tabella della persona, sarebbe un'incoerenza con la teoria del database, perché io dovrei scrivere Italia 500 1000 volte in base a quante persone ho nella mia tabella. E non sarebbe logico, non sarebbe corretto, perché scrivo per capire una volta Italia in maiuscolo, una volta Italia in minuscolo, e così via. E quindi questo mi comporta una duplicazione del dato e una non correttezza del dato. Quindi l'importante, quando si struttura una database, è andare a capire quali sono gli oggetti e distinguerli. Quindi la persona avrà all'interno di questa tabella i campi che non sono definibili come oggetti a sé stanti. Quindi la nazione è un oggetto che deve essere messo in una propria tabella. Quindi Italia ci sarà solo una volta, e la relazione che ci sarà fra la persona, la tabella persona e la tabella nazione sarà una relazione in cui io vado a dire che nella mia persona, in questo record che c'è, in questa riga di persona che c'è nella tabella persone, ognuno è collegato a una nazione, perché adesso possiamo anche ragionare che una persona ha più nazionalità. Diciamo, questo fa parte di quello che andrà a pensare, a studiare chi crea il database. Quindi se io vado a considerare una persona ha una nazione, io vado a creare una relazione in cui vado a mettere un link tra queste due tabelle. Questi tipi di relazioni ce ne sono di diverso tipo. Qui siamo proprio in questa pagina, non so se stiamo andando troppo velocemente. Allora, torniamo un attimo a vedere se c'è una tabella in cui dicono i tipi di campi che ci sono, tanto per essere più. Allora, qui indicano alcuni di questi tipi di campi, perché ogni campo che c'è dentro una tabella è un posto dove si mettono i dati di un, diciamo, oggetto, chiamiamolo.
ogni colonna che vedo qui contiene un singolo attributo di questo oggetto. Quindi libri hanno colonna, un campo che si chiama codice libro ed è un numerico, un campo numerico intero. Quindi qui ci sta questo tipo di campo e non si cambia. Poi c'è un campo titolo, in cui è un campo di testo, qui l'hanno limitato a 50 caratteri, e un campo collocazione, in cui c'è un testo anche qui. Quindi ogni tabella che contiene i dati di un oggetto ha una serie di campi e poi c'ha i record, che sono tutte le righe che ci sono all'interno di questa tabella. Quindi libri, autori, codice autore, cognome, nome. C'è una varietà di campi, di disponibili, di tipi di campi. Quindi ce ne sono quelli che contengono file, cioè tipo ad esempio un'immagine. È un tipo diverso di campo, quelli che contengono diciamo decimali, quelli che contengono numeri con le virgole, e una serie di diversi di campi, che adesso ne scrivono solo alcuni. Diciamo quelli che uso normalmente sono caratteri, cioè campi di testo, campi tipo HTML, che sono più estesi, numerici, tutti i campi di relazione che ci sono più avanti, che sono quelli che collegano le tabelle, e così via. Quindi, dalla base, all'inizio della progettazione di un database, è capire quali sono questi oggetti che voglio trattare. Scrivermeli così, come si vede, cioè farsi una tabellina in cui si scrive quali attributi ha questo oggetto, e poi distinguere le varie tabelline e capire che relazioni ci sono fra di loro. Quindi da questo punto di partenza poi si capirà quali sono i collegamenti che si possono fare. Allora, qui raccontano un po' la storia, qui specificano cosa può essere utile. E qui parlano della progettazione del database. Allora andiamo un po' più avanti, vediamo se c'è. Allora, questo qui è un po' un esempio: entità, categoria. Allora, qui dividono l'oggetto entità, io lo chiamo oggetto, non so se sia il nome esatto, ma diciamo che nel software l'oggetto viene definito come una cosa che posso prendere in mano e vedere, diciamo. Quindi io guardo su una tabella, vedo che l'oggetto contiene una serie di attributi che sarebbero, diciamo, questi campi, che poi nella programmazione attributi sono anche tante altre cose, le funzioni che si possono fare e così via. Quindi qui ad esempio si vede che un veicolo ha una targa, cilindrata, cavalli fiscali, velocità e posti. Queste sono le informazioni che devo inserire all'interno di questa tabella che ho da inserire. Quindi modello, fabbrica, proprietario, combustibile. Allora, qui capisco che devo distinguere intanto quelli che sono i miei oggetti che devo trattare. Questi oggetti, quindi, quando mi sono scritti,
andrò a capire quali sono le relazioni che ci sono fra questi vari oggetti. Allora, come dicevo prima, il partner e la nazione dove abita è una relazione che c'è fra questi. È una relazione. Vediamo un po' come possiamo dirle. Ci sono tre tipi di relazione. Bisogna specificare che ci sono queste tre possibilità. Una relazione può essere di tipo uno a uno, cioè una capitale e una nazione. Qui fanno un esempio, per cui una nazione avrà sempre solo una capitale e vale anche il contrario. Questo è una relazione molto semplice e diretta che di per sé non dovrebbe neanche esistere nel database, perché è molto. Se una nazione ha una capitale, in sostanza si può mettere nella stessa tabella, però non è una cosa logica. Poi ci sono relazioni, quelle in cui ci sono come il partner e come la persona e la nazione, in cui ci sono la persona ha soltanto una nazione, quindi posso diciamo uno a n, si intende che la persona vive in una nazione, però in una nazione vivono tante persone, quindi in questa tabella ci saranno più riferimenti che vanno verso questa tabella. Quindi il link, qui adesso non è disegnato nella maniera in cui si fa sui database, in cui si segna come una forchetta verso la parte della N. Quindi quando io vado a pensare alla database devo capire quali sono le parti in cui le tabelle si vanno a collegare con questa tipologia. Quindi l'ultima possibilità è in cui ci sono le tabelle che si collegano con una relazione N a N, molti a molti. Quindi la possibilità che ci siano più record di questa tabella, più righe di questa tabella che vanno a collegarsi con più righe di questa tabella, invece di essere soltanto una sola. Questa è la base di partenza è il passaggio successivo della progettazione del database. Quindi se io vado a prendermi queste entità, questi oggetti che ho, vedrò che il veicolo, che ha una targa, che è un semplice campo di testo all'interno della tabella, anche la cilindrata, cavalli fiscali, velocità, posti. Però questo veicolo avrà dei campi che saranno collegati con una relazione uno a molti con queste altre tabelle. Quindi il codice modello, il nome modello, il numero versioni sono dei campi che mi vanno a identificare qualcosa del veicolo, e altrettanto sarà la fabbrica, la categoria, il combustibile. Quindi ad esempio il veicolo avrà una relazione con il combustibile, che sarà il mio veicolo può avere un combustibile, tra parentesi GPL benzina, sarebbe un combustibile misto. Quindi io avrò un collegamento di 1 a
nei, da questa tabella veicolo a questa tabella combustibile. Quindi io se vado a scrivermi le varie tabelline separate, poi vado a farmi dei collegamenti, ecco qua sotto, in cui vado a scrivermi quali sono queste relazioni. Ditemi se vi sembra di capire qualcosa o se ci sono domande nel frattempo. Allora, qui io vedo che hanno separato quelle in quelle tabelle che hanno scritto sopra di seguito e hanno scritte come le scriverei io su un foglio. Mi scrivo qui veicolo, modello, fabbrica, categoria e poi sotto comincio a scrivermi cosa c'è in questa tabellina. Se sbaglio scrivermi qualcosa nel veicolo che poi voglio andare a staccarlo, me lo sposto, mi scrivo un'altra tabellina e comincio a immaginarmi le relazioni che ci sono fra questi oggetti. Quindi il modello ha questi attributi, il codice modello, il nome modello, il numero di versioni, e quindi ha una relazione 1 a n. Ogni modello può essere ci sono più veicoli con lo stesso modello, mentre ogni veicolo ha soltanto un modello. Quindi tutte queste relazioni, la maggior parte sono 1 a n, che sono quelli più semplici. Mentre questa relazione molti a molti è quella un po' più complicata, che necessita di questa base di tabellina di appoggio. La soluzione che hanno trovato per far funzionare questo collegamento, per cui un veicolo può avere diversi proprietari nel tempo, è creare una tabellina di appoggio in cui io vado a scrivere semplicemente il record del veicolo 1, facciamo un esempio, e il record del proprietario 1, e poi degli altri campi, data acquisto, data cessione. Poi, ad esempio, il veicolo 2, vado a scrivere di nuovo su questa tabellina veicolo 2, proprietario 1, quindi il proprietario si ripete e il veicolo invece è diverso, data acquisto, data cessione. Quindi è una tabellina di appoggio che serve per riuscire a fargli ritrovare in database chi è stato il proprietario nel tempo. Mentre l'altra relazione 1 a n semplicemente va ad aggiungere un campo in una di queste due tabelline in cui viene indicato il campo dell'altra tabella. Quindi nella tabella veicolo ci sarà una colonna codice categoria in cui io scrivo il campo, ad esempio 5, che fa riferimento al codice categoria, alla riga della categoria 5, e quindi quel campo lì è la chiave che mi fa trovare la categoria, la chiave che fa trovare al database la categoria. Queste relazioni infatti si chiamano chiavi, sono chiavi interne e chiavi esterne. Quindi la chiave è semplicemente quel campo che mi va a dire, che va a dire al database qual è il codice per trovarsi la categoria corrispondente. Quindi in questo tabella veicolo ci saranno questi campi aggiuntivi che sono delle chiavi esterne in cui ci sarà scritto un numero 1, 2, 3, 15.500,
e il database andrà a prendere queste chiavi e a prendere il relativo record sulla tabellina esterna e a darmi la possibilità di prendere tutti gli attributi che ci sono su quel record lì. Quindi con il veicolo che ha una X categoria, io potrò andare a dirgli prendimi il veicolo con la sua targa e la cilindrata e dimmi il nome della categoria del veicolo, più dimmi il nome del modello, il nome della fabbrica, e il combustibile, eccetera, con un'unica ricerca. In questo modo io riesco ad avere tutti i dati che ci sono nel database con una ricerca che mi li trova in maniera aggregata e molto semplice e veloce, ed anche essendo sicuri che sono corretti. Allora, vediamo se troviamo. Qui adesso spiegano che nel database ci sono diversi tipi di istruzioni distinte per categoria. Adesso queste sono informazioni teoriche, diciamo, che possono essere utili per la logica, per la storia. Allora, andiamo già a vedere. Allora, qui ad esempio hanno messo una tabellina con targa, codice modello, categoria. Allora, beh, questo è un dettaglio importante tra parentesi. Oltre al fatto che non possono esistere due righe uguali, perché chiaramente il database serve per non avere duplicati e avere soltanto dati corretti, l'ordine tra le righe di una tabella non è significativo. Quindi quando si vanno a fare le ricerche e si va a toccare qualsiasi cosa in un database, è importante sapere che le cose non si trovano in base all'ordine che si inseriscono o all'ID, eccetera, a meno che non lo si voglia. Qui indicano quali sono le relazioni che dicevamo prima, relazione 1-1, quella più semplice, una nazione, una capitale. Allora qui vediamo che scrivono nazioni, capitali. Allora qui mi fanno vedere come andrai a inserire la chiave esterna nella tabellina, quindi andrai a metterci un codice capitale, la chiave esterna dentro la tabellina azioni, oppure la chiave esterna nazione dentro le tabelline capitali. Quindi questo è il mio campo che mi va a collegare più due tabelle in alternativa, cioè le vado a inserire o da una parte o dall'altra. La stessa cosa. Allora, questa invece per la relazione 1 a n, il collegamento si va a inserire nella tabellina. Allora, questi sono gli ordini. E questo è la riga ordine. Chiaramente nella tabellina riga ordine è il mio campo che mi indica qual è l'ordine, è quello qui, e quindi non posso avere un campo singolo sull'ordine che mi indica la riga, altrimenti avrei più campi, avrei un duplicato. Quindi in questo caso, nel caso della relazione 1 a n, il campo si va a inserire nella tabella riga ordine e mi dice qual è il mio ordine. Allora, sto andando giù.
Qui nell'ultima relazione mi dicono la relazione N a N, molti a molti, in cui io vado a creare questa tabella aggiuntiva in cui vado a indicare un codice libro della prima, il codice primario, la chiave della prima tabella, e vado a inserire la chiave della seconda tabella. In questo caso non si può inserire né in questa tabella libri né in questa tabella autori la chiave, perché chiaramente andrebbe a duplicare le righe. Quindi io vado ad inserirla, a crearmi questa tabellina di appoggio. Teniamo conto che normalmente tutto questo viene sempre gestito dal sistema, nel senso normalmente non lo faccio a mano, però è importante saperlo come funziona. Allora, qui spiegano anche gli attributi e così via. Qui hanno indicato alcune tipologie di campo, le tipologie del campo che hanno inserito su queste tabelle: data, testo. Hanno riscritto in un'altra maniera lo stesso di prima, indicando in maniera più dettagliata i dati delle tabelle, quindi modelli, proprietà. Diciamo che adesso loro vanno a vedere quali sono le possibilità che ci sia qualcosa che non va nel database, quindi la logica che dicevamo è di non avere duplicati e non avere dati che possono essere sbagliati, scritti due volte, eccetera. Quindi loro fanno vedere la logica che sta alla base del non avere dati sbagliati, quindi questo paragrafo mi va a dire: guarda che se c'hai queste casistiche stai progettando male il tuo database. Vabbè, questa è tutta teoria. Quindi anche in questo caso mi dicono: questa colonna non ha logica di restare in questo tipo di in questa in questo oggetto che hanno messo. Chiave primaria, protocollo, mittente tipo urgenza. Qui hanno messo una tabella di descrizione della comunicazione, da quel che vedo, lettera, telegramma, memo. E quindi qui hanno detto che questo campo urgenza era collegato alla descrizione al tipo di comunicazione, lettera, memo, telegramma. Questo chiaramente è variabile in base a come lo tratto io il database, non è che questo campo deve stare lì perché così è. Quindi questa è una cosa che dipende da quello che decido io. Può essere che ci sia un'altra tipologia che mi dà l'urgenza, che sia qualcuno che vada a cliccare su un bottone, è urgente, non è che perché è un telegramma è automaticamente urgente. Questo hanno deciso così per un motivo. Poi qui diciamo adesso a questo punto quello che mi interessa su un database poi è tirar fuori le informazioni. Quando io ho messo insieme un database, casomai potremmo anche fare un esempio per capire cosa può essere.
A me interessa non tirare fuori le informazioni dal database, quindi a quel punto lì dovrò andare a fare delle query di ricerca e trovare quello che mi interessa. Qui adesso loro fanno una serie di spiegazioni sulla logica che ci sta sotto. In sostanza, queste sono tutte query di selezione per tirar fuori e aggregare in database i record in diversi modi. Non so quanto possa essere interessantissima questa parte perché è abbastanza teorica. Beh, possiamo anche fare un caso pratico. Si vede sempre lo schermo. Si vede lo schermo? Stavo cercando un po'. C'è proprio database. Qui adesso sono entrato diciamo che un database che va molto è Postgres, ce ne sono chiaramente diversi. Postgres è un database abbastanza grosso, diciamo, come capacità, diciamo che supera quelle, direi, quelle di MySQL o MariaDB come dimensioni massime, quindi viene usato solitamente, ovviamente partirà anche dal piccolo, ma viene usata anche su cose molto grandi, credo che lo usi anche la NASA, eccetera. Mentre MySQL e MariaDB sono usati tantissimo su internet, su cose, anche nel passato veniva usato su tantissime cose più leggere, più veloci. Adesso ogni ovviamente database ha un accesso attraverso un'interfaccia a video oppure un'interfaccia a riga di comando. Quindi adesso io sono entrato in un'interfaccia a riga di comando e sto selezionando quelli che sono i dati da una tabella. Quindi in questa tabella, vediamo un po', facciamo limit 1, io adesso ho selezionato una riga, cioè un singolo record in cui vado a vedere il database e il sistema mi mostra tutti i campi che ci sono e i dati che ci sono all'interno di questa riga. Se
Quindi lui adesso mi indica l'ID di questa riga. Quindi ogni riga di ogni record che c'è nel database, su ogni tabella, ha un ID che sarebbe la chiave primaria. Attraverso questo ID io riesco a collegarlo alle altre tabelle. Qualsiasi altra tabella che voglia essere collegata con questa tabella avrà o questo ID riportato, oppure di quell'altra tabella ci sarà un ID all'interno di questa tabella. Quindi ad esempio questo create UID è un ID che fa riferimento a un'altra tabella, in questo caso se stessa. Create UID, ad esempio commercial partner ID, è anche questo un ID che fa riferimento, guarda caso, anche questo a se stessa. Ah, ecco qua, questo country ID invece fa riferimento a un'altra tabella che è res country, quindi select stilino. Com'è? Questa interfaccia di gestione come si chiama? Non si sente? Non si sente più? Si sente l'audio? Prova. Se si sente proseguo. Ah no, perso l'audio. Prova, 1, 2, 3, prova. Prova. Niente, non si sente più. Testa. Allora. Forse sono io che condivido lo schermo, che consumo audio. Prova. Video, no. Testa. Prova. Un'altra prova. Resta. Niente. Maglia. Test, prova. Ah ok, ottimo. Allora ricondivido lo schermo. Allora. Ok,
Beh, questa è un PSQL, si chiama questa interfaccia grafica, questa grafica, riga di comando, insomma. Diciamo che ogni database ha la sua versione. I comandi comunque mediamente sono molto simili perché, essendo che la logica del database è basata su una teoria, tutti quanti sono partiti da quella teoria e quindi l'hanno implementata con leggere differenze, però comunque sia è molto comune mediamente. Quindi adesso, allora, abbiamo visto REST country. Allora, prima abbiamo visto una selezione su un oggetto REST Partner, che sarebbe un cliente, fornitore e così via, come logica. Poi, ad esempio, qui hanno diviso l'oggetto REST User come persona fisica, come utente del sistema. E ad esempio, qui adesso ho aperto REST Country. Qui vedo che ci sono meno campi, il suo codice ID, la sua chiave primaria, alcuni campi direttamente scritti nella tabella, nome, codice, formato dell'indirizzo e poi delle chiavi esterne, quindi address VUID, la valuta currency ID, che fanno riferimento ad altre tabelle e così via. Quindi qui non c'è molto, però per capire, nella ricerca di prima abbiamo visto che c'è un country ID qui. Quindi se io vado a fare, io per utilizzare il database, cosa mi serve? Per vedere i campi, per vedere le informazioni, no? Quindi io vado a prendere Select res, allora select name from res partner, adesso andiamo a mettere insieme mettere insieme le informazioni che ci sono sulle due tabelle per logica. Allora, un po' come ci può essere utile, ci sarebbe utile. Allora, vediamo cosa può essere utile come logica. Adesso ho selezionato quelli che sono i partner che hanno indicato la country ID nel record.
Questi sono tutti quanti. Ci sono un partner. Sì, infatti, hanno tutti la stessa nazione. Cioè, la casistica non è proprio il massimo. Allora, per selezionare le tabelle e metterle su uno stesso risultato, adesso io ho fatto una selezione di un campo da una tabella e io ho detto di guardare nell'altra tabella quali campi trovava dei collegati. Quindi adesso in questo caso non è venuto fuori un granché perché c'è soltanto una nazione indicata nei partner. Allora, vediamo un po' se troviamo qualche esempio migliore. Adesso, questo guarda caso è un database di prova. E anche qua non sarà molto comodo. Allora, qui ad esempio adesso ho fatto un'altra ricerca di un oggetto che sarebbe gli utenti del sistema. In questa tabella quello che ci può interessare ad esempio è partner ID, che è il collegamento con la tabella di prima. Però non vorrei troppo andare in questi dettagli perché è molto, diciamo, tecnica questa parte, diciamo si passa già al pratico. L'importante per capirci è che io quando andrò a cercarmi i dati del mio database andrò a metterli insieme con una serie di selezioni, quindi andrò a selezionare grazie ai link che abbiamo visto prima i dati in tutte le tabelle che sono collegate. Qui mi dicono quali possibili tipi di selezioni si possono fare. Ce ne sono tante qui che sono teoriche, non sono di per sé utili, perché a me interessa, come facevo vedere prima, capire in che nazione ci sono i miei partner. Qui ci sono dei tipi di selezioni che sono molto, molto più estese, mi duplicano il risultato, che non è una cosa, diciamo, molto realistica. Allora, vediamo un po' se c'è una cosa. Allora, questa è la parte che facevo vedere prima nella riga di comando. Seleziona
il campo, i vari campi dalla mia tabella. Quindi qui adesso fanno vedere una notazione, diciamo, pratica che hanno spiegato più sopra, che magari non è proprio molto intuitiva, che io andrò a prendermi i dati collegandoli, vediamo un po'. In questo caso li prendono da una sola tabella. Seleziona la tabella, seleziona tutti i campi. Vediamo un po' cos'altro ci può essere utile qui. Sì, in sostanza spiegano come andare a prelevare i dati. Informazioni delle tabelle, allora diciamo che no, è una cosa abbastanza tecnica. Allora, beh, diciamo tra parentesi, per avere un'interfaccia qui è sufficiente installare Postgres. Diciamo dipende da cosa voglio andare a utilizzare, perché ce ne sono diversi database, e non è detto che Postgres sia quello più mirato al caso specifico. Ci sono dei database che sono, per dire, integrati anche in Python, ci sono dei... Ho perso. Sì? Non si sente più? Non si sente più? Prova. Prova, un'altra prova. Prova, un'altra prova. Testa. Prova, prova, un, due, tre, prova. Testa, ah, ok. Ok, ricondivido lo schermo. Ok. Dicevo, ci sono diversi tipi di database adatti a diverse funzioni, quindi chiaramente se ho una necessità, ad esempio, leggera, potrebbe andare benissimo un database integrato in Python. Poi ci sono dei database adatti all'uso sulle app dei cellulari, ci sono dei database che sono molto leggeri, Postgres è relativamente pesante, quindi è adatto a una certa tipologia di utilizzo. Non si sente più di nuovo? Ah, Testa. Ah, ok.
anche l'audio e il video dovrebbe vedersi. Quindi direi che bisogna prima capire cosa serve a fare database e dove va installato, e poi a quel punto lì decidi quale installare. Tra parentesi, non so, chiaramente non so se questo approccio tramite riga di comando sia quello consigliabile. All'inizio normalmente si utilizzeranno un sistema visivo di creazione del database, quindi si andranno a disegnare queste tabelle direttamente sul database, per dire, per un approccio tolgo la condivisione. Allora, scrivo qui sulla chat, ma adesso l'audio si sente? Sì, io ti sento. Ah, ok, allora continuo con l'audio e casomai collego soltanto qui dei link sulla chat. Allora, dicevo che all'inizio il sistema migliore è usare dei sistemi visivi per l'approccio, per creare database anche. Si può anche utilizzare, per dire, base di OpenOffice, LibreOffice, che ha un sistema di database incorporato e che mi aiuta a capire all'inizio come crearlo, e le relazioni che ci sono fra le tabelle. Vediamo un po'. Diciamo che OpenOffice, LibreOffice non ha il collegamento. Allora, ho tolto il video, quindi c'è soltanto l'audio adesso. Quindi l'approccio direi che può essere l'installazione di, nel passato io usavo un MySQL admin qualcosa, non so se fosse Workbench o qualcosa del genere, però ogni database ha qualche approccio di questo tipo, anche PHP MyAdmin dovrebbe avere un approccio del genere, in cui vado ad aprire una maschera in cui vedo le tabelle, faccio i link, creo la connessione con la chiave primaria, interna, cioè esterna, e mi aiuta a creare la database visivamente. Quindi l'importante, quando decido che tipo di database installare, andare a cercare questo tool grafico e andrò a crearmi, tramite quello, la logica della database. Chiaramente questa la faccio se mi sono fatto un'idea di quali sono i campi, quali sono gli attributi dei miei oggetti, quali sono gli oggetti e come sono collegati fra di loro. Diciamo che l'approccio a riga di comando, sì, chiaramente i dati sono di diverso tipo, perché ci sono, beh, andiamo, adesso io sono in riga di comando e seleziono i dati. Io vedo che ci sono dei dati che sono di testo, altri che sono numeri, altri che sono di boolean, che sono quindi falso o vero, oppure non inizializzato, cioè vuoto. Poi ci sono i campi che sono file, immagini, e quindi sono delle immagini che sono scritte nel campo, e quindi tutto quanto viene inserito nel database. Ovviamente per un discorso di velocità del database,
gli allegati si tende a metterli su un file esterno, quindi alcune immagini, alcuni file, diciamo, sono inseriti in database, ma altri, ad esempio, nel programma su cui lavoro, i file allegati vengono messi vengono messi sul disco, oppure su un disco esterno, e c'è soltanto il link, esatto. Quindi l'approccio con tutti i file all'interno del database può essere utile per un discorso di portabilità, se il mio database ha una certa dimensione. Se penso che il mio database possa arrivare a una certa dimensione e non la superi, quindi se io ho di fronte un'azienda con tanti utenti e tante persone che ci possono caricare dati, non avrò questo approccio, ma se è un database mio, ovviamente mi è più comodo aver tutto lì, quindi è molto più semplice. Beh, diciamo che la dimensione è molto variabile. Io ho visto database che arrivavano ai 100 giga di dimensione, però erano pesanti. Ce ne sono di quelli che usa la NASA sono di tera di dimensione, su Postgres, però dipende cosa si vuole fare, chiaramente. Possono essere di tutte le dimensioni, si possono mettere. Sì, beh, questo è variabile comunque sia, perché chiaramente se io ho una database degli media che hanno dimensioni piccole, che sono strutturati per essere di una certa dimensione e li voglio avere comodi, cioè, ad esempio, posso pensare a un'app su un cellulare che ha delle immagini molto piccole fatte apposta per l'app, mi è comodo metterla direttamente nella tabella. Quindi non è una pratica vietata. Se io vado a vedere nelle tabelle, sicuramente ci sono dei campi immagine compilati, che comunque sia hanno un campo particolare che è fatto apposta per contenere, quindi non è un semplice campo di testo, ma è un campo che mi serve apposta per questo lavoro. Adesso questo manuale che ho caricato nel link mi è utile per capire la logica di base, soprattutto per strutturare il mio database mentalmente. Poi andrò a metterlo giù con un sistema visivo, ovviamente per chi è ai primi approcci. Solitamente teniamo conto che questa logica di per sé è molto grezza, nel senso che solitamente si trova un'applicazione che sviluppa al suo interno il database in base a quello che io voglio, cioè le chiamano come RAD, Rapid Application Development, ad esempio ACES ha questa logica e anche Odoo Base sarebbe questa logica. Chiaramente io uso Odoo con questa logica, ma chiaramente ha un approccio così tecnico che alla fine non
non si può usare in questa maniera perché non è una, un sistema da utilizzare le prime armi, quindi ecco, esatto, come il vecchio Access. Quindi se io voglio quello che avrei necessità per fare questo sistema sarebbe trovare un sistema, un programma che mi permette di sviluppare l'interfaccia di gestione come faceva il vecchio Access o come fa LibreOffice base, in cui io vado a crearmi l'interfaccia per gestirli questi dati direttamente. Diciamo che io non sono uno specialista di questo tipo di applicazioni. Stavo guardando, beh, LibreOffice di per sé mi aiuta a creare le tabelle, mi dà una serie di aiuti, mi aiuta anche a vedere quali sono i campi possibili, probabilmente è la stessa cosa che potrei fare anche con qualche tool di MySQL o PHP MyAdmin. Chiaramente questi mi fanno creare solo il database e non l'interfaccia per l'uso, per l'utilizzo. Diciamo che LibreOffice ha dei database integrati, però se voglio collegarmi verso un database esterno devo creare il database esternamente e collegarlo con un, diciamo, mediamente ODBC o qualche tipo di connettore. Tra parentesi, quando l'ho collegato a quel punto lì dovrei poter anche fare qualche modifica direttamente da LibreOffice, ma non è così scontato, quindi solitamente LibreOffice lo puoi utilizzare per creare l'interfaccia di a video di gestione, mentre la creazione del database stesso la fai con qualche tool esterno collegato al database, quindi ad esempio MySQL, che ha il suo tool di creazione, c'aveva, perché l'ho visto l'ultima volta una decina d'anni fa magari, e attraverso quello vai a crearti il database e poi lo connetti con le sorgenti dati di LibreOffice. Diciamo che la connessione fra le varie tabelle, tanto per nominare una cosa che si fa normalmente, sono le join, che sono i collegamenti, quindi quando io vado a fare quella connessione che mi serve per tirar fuori i dati delle varie tabelle, io vado a fare un join fra una tabella e un'altra tabella. Quindi su questo manuale che ho caricato, loro lo scrivono in maniera ovviamente generica, perché non è specifico per un database, per un motore di database. Quindi loro mi scrivono il left join, left outer join, sono questi collegamenti mi indicano come voglio andare a collegare, a visualizzare il collegamento fra le due tabelle. Quindi
voglio andare a vedere tutto quello che c'è in entrambe le tabelle, voglio andare a vedere soltanto alcuni dati. Questo mi permette di decidere cosa far vedere. Normalmente l'approccio più che altro è vedere i dati che ci sono nella tabella collegata, il cui link c'è nella tabella attuale, cioè voglio vedere la nazione che c'è, il nome della nazione che c'è nel partner che sto vedendo adesso. Sono ad esempio nel partner Ferrari, voglio vedere la nazione che ha collegata, perché lui dentro la sua tabella ci avrà un ID 5, non c'è scritto Italia. Quindi io vado a fare un join alla tabella nazioni per vedere il nome della nazione. E quindi questi sono il nome che si dà a questo tipo di collegamento. Queste sono relazioni che si fanno per ogni visualizzazione che voglio avere dei dati. Quindi quando vado a creare l'interfaccia di gestione a video per me o per gli utenti, io andrò a fare delle query in cui andrò a metterci: collegami questa tabella a quest'altra e fammile vedere a video. Questa query in sostanza viene salvata nell'interfaccia di gestione e verrà sempre visualizzata senza che io debba fare altro, quindi non è che devo rifarle. Queste sono sempre lì presenti dopo che le ho fatte. Quindi da una parte ci sono i dati che vengono inseriti attraverso delle maschere a video. E dall'altra ci sono le query che mi fanno vedere i dati integrati, quindi ci sono più dati da diverse tabelle a video che sono, diciamo, per l'uso normale. Adesso chiaramente le diverse query che si possono fare possono essere anche molto estese. L'altra tipologia di comandi che si usano sono gli inserimenti o gli aggiornamenti sulle tabelle. Diciamo che solitamente, ovviamente, non si fanno inserimenti o aggiornamenti a mano sulla riga di comando. Questi inserimenti o aggiornamenti verranno fatti dagli utenti quando vanno sulla mia interfaccia di gestione e scrivono, ad esempio, età 50 su un utente. Quindi loro vanno a scrivere qualcosa sull'interfaccia video e questo valore viene scritto sul database. Allora, qui mi è scritto: quando questo accade viene fatta un'interrogazione al database. Diciamo che le query sono salvate nel database, quindi sono chiamate viste in sostanza. Quindi in un database vengono create viste oltre alla gestione dei dati. Quindi in sostanza c'è un comando anche apposito che si chiama create view e poi vanno a indicare tutti quanti i campi che ci sono e i vari link in cui io vado a prelevare i dati del database. Queste viste vengono aggiornate prese al volo, quindi vengono sempre richiamate, non contengono dati, ok?
contengono solo comandi di ricerca. Quindi questa sono una cosa che mi dà i dati in maniera molto rapida anche rispetto alle altre tipologie di accesso che ci sono ai dati, le query sono le più veloci, anche se ovviamente non è che posso sempre passare attraverso delle query per richiedere i dati al mio sistema, nelle applicazioni, perché sarebbe, diciamo, troppo, non è considerato una pratica molto bella andare ad accedere ai dati, a creare le query, diciamo, in maniera diretta, perché solitamente i dati vengono gestiti attraverso una libreria che si mette in mezzo per garantire tutta la correttezza di quello che si fa. Quindi una vista come una query, che se quella può essere salvata. Sì, esatto, in pratica una query è una vista. Io posso ovviamente crearmi delle selezioni, delle query al volo, come quella che ho fatto sulla riga di comando, che ovviamente resta soltanto il tempo per cui io la faccio a video, cioè la scrivo, la invio, viene fatta e chiusa. La stessa cosa può fare anche l'app di gestione di questo, cioè l'app che usa il database può fare delle query al volo per cercarsi dati, però ci possono anche essere delle query che sono salvate nel database perché sono, diciamo, comode, ad esempio, molte sui report statistici sono delle query che sono salvate perché sono comode come avercele, perché sono magari query molto complesse, ed è più comodo averle lì, e vengono fatte e lasciate per essere utilizzate diverse volte. Quindi l'altra tipologia di comandi, dicevamo, è quella di creare delle righe, o creare o aggiornare le righe del database, quindi in pratica sono create oppure update, e quindi questi hanno, diciamo, una sintassi che è simile a quella della selezione. Diciamo che solitamente non si vanno ad utilizzare, perché quando io vado a fare l'interfaccia di gestione utilizzerò quella per creare ed aggiornare. Allora, vediamo un po' cos'altro scrivono su questo libro. Beh, diciamo che tra parentesi qui fanno vedere anche a pagina, adesso sono a pagina 54, calcolo di espressioni, fanno vedere come le ricerche, le selezioni, query che possono anche essere salvate in viste, possono fare calcoli e darmi dei risultati che non sono neanche presenti nei dati che io ho inserito. Quindi questo mi permette di avere un supporto, cioè avere dei dati aggiuntivi che sono sempre calcolati al volo e sempre comodi, insomma, senza dover far lavorare il sistema. Diciamo, tra parentesi, il database è molto veloce su quello che esegue, perché è fatto solo per elaborare i dati, quindi tutto quello che viene fatto direttamente dal database, ha la velocità
massima, tutto quello che faccio attraverso, mediamente, che faccio attraverso le applicazioni è più lento perché deve chiedere i dati al database, quindi è un passaggio sempre in più. Quindi tutte le query sono molto comode quando si utilizzano, quando si devono avere molti dati veloci. Nelle query c'è la possibilità poi di avere dei raggruppamenti, quindi io posso anche far vedere, oltre ai dati stessi, far vedere i dati anche raggruppati per diversi campi, insomma, quindi per delle chiavi dei campi. Posso avere il massimo di un valore all'interno della mia tabella, quindi ho ad esempio delle persone che sono su una tabella. Ho l'età di questa persona, posso far vedere il massimo che c'è di età in queste persone e posso raggruppare i valori risultanti per una qualsiasi dei campi che ci sono nella tabella. Quindi posso raggruppare l'età massima per paese, ad esempio. Se c'è il campo paese dentro nella tabella degli utenti, ad esempio. Quindi ci sono diversi tipi di selezioni che posso fare. La media, la somma. Vabbè, posso contare i campi, contare. Poi alla fine spiegano anche la clausola group by, che è quella di raggruppamento, che diciamo di per sé non sono funzioni che probabilmente verranno utilizzate in a questo livello. Sì, poi alla fine indicano quali sono le tipologie di join, di collegamento, e fanno vedere le varie tabelle che si collegano. Adesso questa è la pagina 63. Allora, qui c'è scritto la query, dovrebbe anche essere usata quando cambiano i criteri di ricerca, ad esempio. Non ho capito molto la domanda, della verità. In sostanza io posso usare le query per ricercare i valori che ci sono nel database, quindi ogni volta che la richiamo la query mi dà i dati al volo, quindi dipende da quando io la chiamo, che dati ottengo. Non contiene dati, quindi non è che quando cambia qualcosa io abbia qualcosa a video, quindi quando io vado a chiamarla avrà i dati aggiornati. Comunque adesso se guardiamo pagina, vediamo un po', sono a pagina 63, 64. Qui mi fa vedere che ci sono delle selezioni. Allora, le selezioni che mi fa vedere qui sono per ottenere i dati da più con una join su più tabelle, quindi mi fa vedere, ad esempio, pagina 64 alla fine c'è una select targa, virgola, categorie, punto, codice, categoria, prom, veicoli, categorie. Diciamo che lui va a prendere dalle due tabelle veicoli e categorie i campi,
categoria, codice categoria, nome categoria. Adesso questo tipo di comando è generico, diciamo che almeno su Postgres verrebbe scritto from veicoli spazio V, ad esempio, per dire che veicoli diventa la tabella dentro la ricerca V, categorie spazio C, oppure categorie as C, ma queste sono cose che variano in base al database, e quindi quando vado a fare la ricerca sopra select darei V.targa, C.codice categoria, V.nome categoria, V.nome categoria, se è in veicoli, no, mi sa che è in categorie, C.nome categoria, e quindi l'approccio sarebbe, diciamo, la logica è quella, si capisce, solo che questo è un approccio che hanno qui, che è generico, infatti questo manuale non è relativo a un motore, questo bisogna ricordarselo. E poi mi fanno vedere sotto il collegamento tra le tabelle, e qui si vede che il collegamento è where veicoli.codice categoria uguale categoria categorie.codice categoria. La stessa cosa si può scrivere from veicoli join categorie on veicoli.codice categoria uguale categorie.codice categoria. Quindi diciamo che la sintassi sarebbe, la logica del join sarebbe la stessa di questo where, una chiave primaria uguale la chiave esterna. Quindi va semplicemente a guardare l'ID che c'è nella mia categoria, nella mia tabella che sto prendendo, che sia uguale all'ID della categoria esterna. Sì, si vede anche le ricerche dinamiche. Beh, diciamo che le ricerche dinamiche di solitamente vengono fatte con una ricerca che mi tira fuori tutti i dati, e poi a video io ce li ho già e vado a, diciamo, visualizzarli diversamente a video, che è la cosa più, diciamo, quando ho i dati a video e sono estratti, il mio sistema è reattivo, quindi il sistema solitamente cerca di, siccome ormai tutti i motori sono, possono essere distanti, sono distanti dal mio sistema finale, perché ad esempio tutti quelli che lavorano in cloud, c'è il server che è da una parte, l'interfaccia dell'utente che è a parecchi chilometri di distanza, quindi solitamente tutti i dati vengono presi e portati sul sistema destinatario, e a quel punto lì io posso avere il sistema reattivo e non dover richiedere continuamente altri dati al server, chissà dov'è. Quindi vediamo se hanno indicato. Allora, qui su questo manuale continuano sempre a fare i collegamenti con il where, vediamo, inner join, natural inner join, inner join. Beh, diciamo che in sostanza quello che solitamente uso, che mi è comodo, è il left join, quello che mi fa vedere tutti i dati della mia tabella iniziale e solo i dati della tabella destinataria
che sono collegati alla mia tabella iniziale. Left join, diciamo che si ragiona la tabella mia che sto guardando è alla sinistra, la tabella che è figlia è a destra. Di solito il ragionamento è questo, quindi left vuol dire fammi vedere tutto quello che c'è a sinistra e a destra prendi solo quello che è collegato alla mia tabella. Quindi se ci sono delle nazioni che non hanno, se non c'è nessun utente che ha una nazione X, cioè ad esempio i miei utenti sono tutti americani, e della tabella nazioni mi fai vedere soltanto, mi colleghi soltanto la nazione America. Se io facessi un collegamento totale delle due tabelle, logico, mi darebbe il risultato di tutta la tabella utenti più tutta la tabella nazioni, quindi andrebbe a moltiplicarmi il risultato con un sacco di righe che non mi indicano niente, perché un utente vuoto per la nazione Uganda, un altro utente vuoto per la nazione Sudafrica. Quindi quando io vado a fare questo collegamento vado a prendere soltanto i dati che mi interessano sulla tabella di destra, che sarebbe quella figlia. Qui ci sono diversi tipi di collegamenti, full join, full outer join, che sono tutti collegamenti matematici però poco usabili nella pratica. Poi diciamo che a pagina 68 mi indicano il join su più tabelle. Chiaramente questo tipo di join è una cosa abbastanza normale, perché solitamente io voglio avere molti dati, quindi posso andare a prendere da diverse tabelle, parecchie tabelle, tutti i dati che mi servono, quindi ce ne sono di diverso, diverse, possono essere parecchie, insomma. Ok, beh. Basta, diciamo che poi una cosa che può anche essere utile è il collegamento di più, l'unione di più selezioni. Diciamo in alcuni casi è necessario farlo, anche se sembra un sistema magari proprio al limite, invece non è così, perché capita di dover fare una ricerca e di doverla collegare a un'altra ricerca uguale, quasi, sulla stessa tabella o sullo stesso insieme di tabelle, per dare per raggiungere il risultato finale che mi interessa. Ad esempio, per fare un esempio che magari non è realistico, però se io volessi prendere le righe di una fattura che sono a credito e metterle insieme con le righe delle fatture che sono a debito, potrei fare due ricerche, metterle insieme e la prima metterla in positivo come risultato, la seconda metterla in negativo e avere sulla stessa sullo stesso risultato il più e il meno, che mi permette ad esempio su un foglio Excel collegato come sorgente dati ad avere il risultato finale che posso sommare invece di fare due ricerche separate. Volendo interrogare un DB Postgres, usare un'interfaccia web per le viste come consigli di implementare? Beh, diciamo che io sono molto molto specifico sulle conoscenze che ho, quindi utilizzo un programma
e un database, quindi non è che utilizzo altri sistemi. Non saprei che consiglio dare sinceramente, perché io uso un certo sistema che è abbastanza chiaramente tecnico da usare, quindi sicuramente quello non sarebbe una soluzione. Cioè, tra parentesi, probabilmente la cosa più utile da fare sarebbe qualche tipo di app su smartphone come sistema. Ci sono anche delle app che sono molto semplici, cioè dei sistemi per fare delle app che sono anche alla portata, voglio dire, quindi probabilmente qualsiasi interfaccia adesso web deve andare via cellulare per essere usata in maniera completa e non attraverso un computer che utilizzano di più in azienda attualmente che nel resto dell'utilizzo del mondo. Direi che non è il caso di dilungarsi oltre, probabilmente. Non so se sono soddisfatto qualche aspettativa. Adesso tra il B e la pagina web, cosa ti ho messo? Chiaramente non è che io consiglio Postgres, cioè io lo utilizzo, una volta usavo MySQL, mi trovavo anche bene, per fare delle interfacce su LibreOffice, mi è passato molto tempo. Postgres lo utilizzo perché il sistema, l'applicativo che uso adesso usa quello, perché è una gestione più robusta per una certa logica. Non so se c'erano magari altri dubbi, non so se. Beh, diciamo che tra parentesi c'è un database piccolissimo che si usa per fare applicativi molto, molto veloci. WordPress crei un SQLite, perfetto, esatto, è quello lì. WordPress per creare un sito internet, cioè, diciamo che non crei una logica, tra parentesi, a meno che non pensi di prendere un qualche database, cioè un qualche applicativo e andare a modificarlo sul database, cioè che sia modificabile. Beh, diciamo che direi SQLite è una cosa comodissima anche per i cellulari, se non sbaglio. Postgres è più o meno a livello di Oracle, non è che sia più basso, può essere benissimo usato in alternativa. Lì dipende dal tipo di approccio che c'è nell'azienda, quindi aziende molto grosse utilizzano mediamente Oracle perché hanno un approccio di gestione con un partner esterno che li supporta e che li segue e che gestisce i problemi che ci sono, mentre chiaramente nell'open source andare ad avere un programma open source e appoggiarsi a un Oracle che costa un bel po' sarebbe una cosa illogica, quindi essendo che ha una robustezza che è più che sufficiente, cioè è più che ottimo. Cioè, tra parentesi,
con le ultime versioni ha raggiunto livelli molto alti, anche se diciamo che ci sono alcune cose che sono state un po' più difficili da portare avanti finora, che era un discorso dell'alta high availability, però diciamo che sono comunque sia sempre un livello di cose abbastanza avanzate, insomma. Comunque MySQL o MariaDB, che attualmente è presente tranquillamente su tutti i Linux, è una scelta sicuramente che va moltissimo per quelli che sono i software internet. Se non c'erano altre richieste specifiche, possiamo anche chiudere, che è anche un po' ormai è ora. Sì, è un Di nulla. tanto materiale. Ah, ok, no, non so, non riesco a vedere se in genere si vede il mio video che il microfono, l'audio, non vedo se si sente. Sì, diciamo io non sono specialista di database, cioè l'uso l'ho usato, ma non è che uso app, cioè che uso tool per database, quindi va bene, se non c'erano altre domande, vi darei la buonanotte. Grazie mille, Sergio. Prego, di nulla. Ciao a tutti, buonanotte. Buonanotte, grazie.